Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Questa mattina sono le 9, non è così presto, però non ho dormito molto stanotte, quindi per me potrebbe essere anche un po' presto. Siamo in partenza, Simone adesso è andato a comprare del pane. Siamo in partenza direzione Matera, faremo un paio di giorni a Matera. Però questa mattina ragazzi ci siamo svegliati con una fitta nebbia. Guardate un po', non si vede quasi nada. 50 metri di visibilità, quindi sono le 9 come ho detto. L'arrivo è previsto secondo Google Maps alle 12, ma ci fermeremo e quindi io penso prima delle 14 non arriveremo a Matera. Ci vediamo lungo il viaggio, ci vediamo quando arriviamo a Matera. Ciao ragazzi! Eccoci qua appena arrivati, in effetti è un parcheggio per autobus, camper e auto, questa è la zona per i camper. Diciamo che per una sosta di qualche ora e visitare la città dovrebbe essere la giusta soluzione. È vuoto, siamo soltanto noi e un altro camperozzo lì. Adesso andiamo a vedere un po' il discorso cash, pagamento. Allora abbiamo pagato, stiamo fino a verso le 18:30 questa sera, quindi abbiamo pagato 6 euro. La tariffa oraria è di 1 euro e sì, adesso da qui è un parcheggio non custodito, ok, va benissimo. Da qui si dovrebbe arrivare al centro in pochi minuti facendo una passeggiata o a prendere dei mezzi. Però vista l'ora, adesso noi ci facciamo due spaghi, no, non lo so se sono spaghi, ma ci facciamo da mangiare perché sono l'una circa e poi ci avviamo verso il centro in attesa anche di altri amici che dovranno arrivare più tardi. Ci vediamo dopo ragazzi. Lasciamo il camperozzo qua e ci facciamo una camminata per arrivare al centro di Matera. Sono circa 2 chilometri, ce lo facciamo a piedi, dai, sì. Stiamo arrivando al centro di Matera, al centro storico, i famosi sassi. Nonostante che sia lunedì, nonostante che siamo a ottobre, devo dire che comunque c'è tanta gente, sì. Molti stranieri
e fa caldo, ragazzi, fa un caldo pazzesco, siamo intorno ai 30 gradi oggi. Magneti come se non ci fosse più un domani, ragazzi. Si vede dalla GoPro, non si nota molto, ma ci sono un sacco di piccole grotte. Fantastico. E se cadi qui non la racconti mica. Guardate un po' che posto fantastico. Queste case costruite proprio dentro queste rocce è una cosa spettacolare, ragazzi. Proseguiamo il nostro cammino e guardate un po' l'ombra che si è creata, è come se fosse un dipinto sopra questa collina. Scende giù, poi dopo sei là e dopo ci sono i percorsi, vedi, per arrivare tutte le grotte. Fantastico questo canyon, guardate un po', ragazzi, troppo. Adesivo TAC anche qui a Matera. Seria fantastica come location, ragazzi, con gli archi, bellissimo. E ragazzi, i prezzi sono molto bassi rispetto allo standard.
Dottoni. Pizzeria Dottoni. A novembre quasi, fine ottobre, stiamo facendo una passeggiata. È il momento adatto per prendersi un gelato, ragazzi. Proprio c'è la voglia di gelato. Ho sudato, ho fatto il latte. Pazzesco, pazzesco, bellissima giornata. Limone e mango. È la famosa casa della fiction del film Imma Tataranni. Questa è la casa, naturalmente, del film dove hanno girato il film. Che bellissima idea per uno sgabello. Guarda quanta roba. Crostatine, dolcetti, pizze. Adesso prendiamo un po' di pane. Peperoni, dolce, secco, frutti. Questi ragazzi vanno come le patatine. Brusche, tipico. Appena usciti dall'hotel, questa sera cena all'hotel qui a Matera. Tutto sommato non posso dire che è andata male, abbastanza bene. Questo hotel mi ha dato la possibilità di sostare in uno dei suoi parcheggi con il camper per questa notte. E tanta roba, ragazzi, tantissima roba veramente. Grazie a Luna Hotels di Matera. Buongiorno ragazzi, eccolo, ci siamo svegliati stamattina. Beh, ci sono due tipi di panorama che adesso vi faccio vedere. Ci siamo svegliati dove? In pratica abbiamo avuto la possibilità, ci hanno dato la possibilità di parcheggiare qui in un parcheggio di un hotel dove abbiamo cenato ieri sera. Siamo qui a Matera, come avete già visto. Siamo qui perché Simona aveva un meeting di lavoro e abbiamo approfittato un paio di giorni di farci un giro qui a Matera. Da questa parte è un cantiere e lì sopra c'è l'hotel. Staremo qui ancora la giornata di oggi e penso che stasera faremo ritorno. Adesso mi preparo un bel caffè e mentre Simone è impegnata con il suo meeting, molto probabilmente io me ne andrò a fare una visita ad Altamura, che si trova a circa 15 km da qui, anche se poi è in provincia di Bari, ma Matera si trova quasi al confine con la Puglia, quindi molto vicino. Andremo ad Altamura, c'è un bellissimo centro storico. E poi c'è il famoso pane di Altamura, quindi anche se abbiamo preso il pane ieri qui, che è molto buono, ma da come tutti sappiamo c'è il pane di Altamura che dovrebbe essere il top. Tempo di fare colazione e organizzarmi e partirò da solo questa mattina, andrò da solo ad Altamura. Come ho detto, Simone è impegnata con un meeting. Ci vediamo dopo, ciao ragazzi. Usciamo dal parcheggio dell'hotel e direzione Altamura. Un posto 350 metri, svolta a destra. Un posto fantastico questa notte, tranquillo. Solo questa mattina un po' di rumore perché ci sono dei cantieri qui dietro ai parcheggi, dove alle 7:30 già hanno iniziato giustamente i lavori.
parcheggio libero, in pratica si trova vicino a quanto pare dovrebbe essere lo stadio di Altamura, è segnalato su Google, quindi segnalata come zona tranquilla, rumorosa, trafficata, ci sono diverse attività, però pare che dovrebbe essere un posto abbastanza tranquillo. E sono a circa 800 metri dal centro storico, adesso ci avviamo e andiamo a visitare il centro storico di Altamura. Siamo arrivati all'ingresso della porta del centro storico di Altamura, adesso andiamo lì a visitarlo. Qui ad Altamura ci sono un'infinità di vicoletti dove è bello perdersi all'interno di questi, perché ogni angolo ha un suo fascino particolare. Adesso mi mangio un bel pezzo di pizza al pomodoro qui nell'antico forno Santa Chiara, che è il panificio più antico di Altamura. Fantastico, raga, e che ve lo dico a fa. Adesso proviamo ad entrare dentro il forno, a parte che ho preso una pagnottina di pane di Altamura, ma voglio prendere l'intera pizza che ho mangiato poco fa perché era buonissima. La voglio lasciare intera. Adesso prendiamo una bella focaccia. Allora, ci troviamo del 1380. Come, scusi? Da? Dal 1380, ragazzi, qui ci troviamo al forno più antico di Altamura, pane cucinato come... E all'interno di 50 metri quadri. 50 metri quadri di forno, rigorosamente forno a legna. Guardate un po' quanto ben di Dio, è il famoso pane di Altamura. E ci mangiamo con questa bella pizzotta e il pane, ragazzi, direttamente dall'antico forno Santa Chiara. Siamo tornati al parcheggio, ecco qua il nostro camper, e adesso si ritorna in hotel per andare a riprendere più tardi Simona, ma mi parcheggerò lì dove ero stamattina e preparerò il pranzotto. Perfetto, parcheggio top. Come ho detto prima, sono circa 800 metri, ma neanche, dal centro. In 5 minuti si arriva al centro storico di Altamura. E... parcheggio consigliato. Stavo controllando se era tutto ok il camper. Parcheggio consigliato. Ecco qui. E questo è il campo sportivo.